Anni non male, sì, la sì. un cordiale saluto a tutti gli amici di RTG Telegolfo. Buongiorno dallo Stadio Riciniello Un saluto a tutti voi da parte di Erasmo Lombardi di Perna. Campionato di promozione girone D scendono in campo per la disputa di questa importantissima gara, questo derby del Sud Pontino. Mistral città di Gaeta e Suio Minturno. Il saluto ai tanti convenuti allo stadio di Cielo in una splendida giornata di sole da parte delle formazioni che andiamo subito ad esaminare. Mistral Gaeta con Cenerelli, Bernisi, Castiglio, Vitale, Mastroianni, Fortunato, Siniscalchi, Carnevale, Vuolo, Marciano e Bruni. Una Mistral alla città di Gaeta che paga dazio, un dazio importantissimo alle tante, tantissime defezioni che vedono questa formazione titolare entrare in campo, priva di almeno 4 o 5 titolari, almeno quelli che erano ritenuti titolari all'inizio della stagione, poi si sa che le dinamiche del campionato possono portare anche a scelte diverse, ma sta di fatto che eh, almeno quattro eh, titolarissimi della formazione di Mister e Parisella quest'oggi non ci sono. In panchina con il Mister dei Bianco Rossi, Giallo Blu, De Bonis di Franco, Guglietta Impesi, Lauria, Cardi di Florio, Aprile e Albano. Per la Mistral che è schierata alla vostra sinistra, l'allenatore... Parisella si dispone quest'oggi con una difesa a quattro uomini, tre sono i centrocampisti e tre gli attaccanti che dovranno cercare di difendere il secondo posto in classifica in una partita che li vede opposti al Coriaceo, suio in turno di mister Gennaro Pernice che è venuto a Gaeta e si trova sulla destra dei vostri teleschermi con Perillo, Petrillo, Franco Luigi, Mastroianni, Grimaldi d'Alessandro, Leonardo, Signore, Cenerelli, Martino e Ionta in panchina con il mister. Ci sono Venditti, Cerciello, Corrado, Franco Luigi, Noli, Giannitti, Rossi, Verrengia e Veglia. Le due squadre disposte sul terreno di gioco agli ordini del signor Michele Sgrodi, Albano Laziale. Con i due assistenti, Rocco Carnevale di Frosinone e Simone Altobelli di Frosinone, che avranno l'onere e il compito di portare a termine questa partita nel migliore dei modi. Saluto qui vicino a me il nostro collega opinionista di pomeriggio sport, Piero Persenda. Ciao, Piero, benvenuto. Buongiorno, Erasmo, a tutti i telespettatori. Allora, una partita che dicevo dall'esito tutt'altro che scontato perché il Suo ha dimostrato anche e soprattutto fuori casa per esempio nella trasferta di Terracina di essere una squadra sempre imprevedibile e pericolosa Sì sì Rasbo infatti come ha detto mister Pernice quando è venuto in studio da noi è una squadra che fuori casa dà il meglio di sé, mette in casa e in qualche risultato sfavorevole tutto pronto per il calcio d'inizio di questa partita, ecco l'arbitro che fischia grazie al nostro collaboratore Alessandro che ha attivato il cronometro per questa gara che inizia dunque con la palla alla Mistral Città di Gaeta con Bernisi che fa girare su Mastroianni, quest'oggi Bernisi torna nel suo ruolo. Diciamo, ideale di esterno difensivo destro, ruolo che ha ricoperto anche con il Terracina in un campionato di Serie D che è terminato soltanto alle ultime giornate con una mancata promozione nella Serie C nazionale. Allora c'era ancora la C2 per la squadra dei Tigrotti. Un campionato strepitoso, un Terracina che vedeva anche Flavio Marzullo tra i grandi protagonisti di quella stagione, una stagione che davvero portò. A un passo dal paradiso, i biancocelesti che adesso si trovano e con grandi difficoltà devo dire ancora inseriti in questo campionato di promozione. Girone D del eh, suio ex Castelforte, che dire eh, cambiato oh, nome praticamente in corsa anche perché la squadra gioca al Caracciolo Carafa. Intanto, attenzione al bel tentativo da lontano da parte del numero 7 Leonardo che sorvola la traversa e esce sul fondo. Dicevamo un suio minturno che ha eh, sposato in pieno. Il matrimonio con la città di Pinturno ne eh, riveste anche i colori sociali e quindi una squadra che eh, si trova a portare avanti una tradizione nel nome di Rolando Conte, una tradizione importantissima del nostro territorio. Altre notazioni che vogliamo dare, caro Piero, tu che sei un uh, amante delle statistiche e delle curiosità del campionato di calcio dilettanti. Il portiere Cenerelli della Mistral si trova quest'oggi a fronteggiare le iniziative in attacco del numero 9 avversario, che è il fratello, quindi insomma una sfida tutta in famiglia. Sì, sì, tra l'altro molto pericoloso, ricordiamo anche le doppiette, ho detto, in casa anche del Terracini, i vari gol di quest'anno. Quindi, occhi ben aperti, un bel derby in famiglia oggi. Ecco, un dato molto significativo che voglio darvi sul comportamento della Mistral che ha la migliore difesa del campionato è che questa squadra non ha mai subito gol in trasferta, le quattro reti subite finora in questo campionato le ha subite tutte in casa, una nella giornata iniziale con il Paliano due nel derby con il Terracina una nella scorsa prova interna contro il Cervaro, è un dato molto significativo quanto curioso di una squadra che probabilmente quando è chiamata a dover far gioco, Piero, ha qualche difficoltà, mentre fuori casa magari si mette lì, aspetta, riparte e riesce a trovare il bando della matassa, ti chiederò il tuo parere su questo aspetto eh, tecnico-tattico dopo il calcio di punizione a favore del Suio Minturno che sta per essere eseguito dal versante di estrema destra, palla che sta per spiovere all'interno dell'aria, il fischio dell'arbitro, ecco il pallone pericoloso, attenzione, Cenerelli, gol! Ed è proprio Cenerelli che porta in vantaggio il Minturno con un gran colpo di testa sulla palla radente che spioveva dal settore di Sinistra rispetto al fronte difensivo della Mistral, terzo minuto di gioco Piero, è già risolto il derby in casa che avevamo chiamato qualche attimo fa, gol di Cenerelli, davvero un gran gol, però insomma mi è sembrato un po' troppo solo lì all'interno dell'area piccola. Sì, Erasmo era solissimo, in era giusto spizzata un attimo e ha battuto il fratello, soltanto, l'abbiamo appena detto, è un giocatore specialmente fuori casa, è meglio di sé. E adesso non sarà facile una partita che inizia con una china assolutamente ascendente per la Mistral che si trova a fare i conti con un pronti via davvero nefasto il gol bello tra l'altro di Cenerelli che la spizzata di giusto quel giusto che è servito a spiazzare il portiere della Mistral che nulla ha potuto qualcosina da rivedere certo che su palla ferma una palla molto ben leggibile da tutto il fronte difensivo non dovevano farsi trovare sguarniti in maniera così eh, determinante sull'attaccante principale della squadra avversaria eh, parlavamo proprio del fatto che la mistra l'avesse sempre subito gol in casa purtroppo la tendenza non è stata smentita neanche eh, in questa gara per gli uomini di mister Parisella e Suyom in turno in vantaggio al terzo minuto Adesso la domanda ovviamente è quanto inciderà sul morale della Mistral questo gol a freddo, anche se definirlo a freddo in una giornata caldissima come oggi è abbastanza, è abbastanza fuori luogo. È il fuorigioco netto di Cenerelli che è partito proprio qui in linea con la nostra postazione ed era almeno un metro e mezzo oltre la linea composta quest'oggi da Mario Bernisi sul fronte di destra. I due centrali sono Mastroianni ed Erasmo Fortunato. Sulla sinistra c'è un Loris Castiglio che certamente eh, ricordavamo eh, con altre mansioni, soprattutto sul fronte d'attacco, un Castillo che però vediamo spesso si porta al ridosso di Bruni, che è l'altro esterno sinistro per dar manforte e in effetti, come vediamo anche Praticamente in questa fase di gioco, Mistral, che adesso si è spostata nuovamente con la difesa a tre, con Erasmo Fortunato a sinistra, Mastroianni centrale, Bernisi a destra. È chiaro, adesso bisogna dare una mano avanti. Palla a spiovere, troppo lunga, taglia tutta l'area di rigore e va a terminare fuori dal lato opposto. Quest'oggi l'altra squadra che contende alla Mistral il primato nel girone giocherà nel pomeriggio, il Ferentino che affronterà un uh, Vodice Sabaudia che è apparso in difficoltà, proprio la stessa squadra che domenica, Piero Persenda, sono sicuro che un brivido ti avrà percorso la schiena quando hai visto quella punizione di Vitale che ti ha ricordato forse <ride> tempi ormai passati. Mamma mia, incredibile una punizione di, di Gennaro, stupenda, stupenda, eh, ma ce l'hanno le ricordi, eh, c'è poco da fare. Eh sì, Gennaro Vitale con un gol da 30 metri, una punizione magistrale, palla che si è abbassata e terminata dall'incrocio dei pali. Intanto attenzione! Grandissima conclusione da parte di Marciano. Che su questa palla centrale in verticale ha provato l'esecuzione al volo. È bellissima anche la parata di Perillo che ha impedito il pareggio della Mistral mentre siamo. Al sesto minuto di questa gara, che si annuncia davvero scoppiettante, palla che spiove centrale, sarebbe importantissimo per la Mistral Città di Gaeta trovare subito il pari. Ma adesso è chiaro e evidente che, con l'avanzamento del baricentro, eh, sia nella linea mediana che in quella difensiva, la Mistral sarà costretta a rischiare qualcosina con Cenerelli. Che mi sembra molto in palla, praticamente è l'uomo più avanzato ed è da solo a tenere le corde dell'attacco rosso-blu, che ha dimostrato di poter essere pericoloso e pungente. Sin dalle battute iniziali abbiamo parlato più volte con mister Gennaro Pernice, che è stato ospite anche nel nostro pomeriggio Sport insieme a Piero Persenda e Antonio Salone. Eh, questa è una squadra che, soprattutto fuori casa, riesce spesso a mettere in difficoltà i propri avversari. Bernisi. Tocco breve per Vitale, bella la palla per Bruni che però viene pescato in fuorigioco. E dunque eh, si ripartirà col calcio di punizione. Abbiamo avuto proprio questa mattina le conferme che... Samuele Leccese e anche Simone Ciotola rimarranno fuori a lungo, in particolare Ciotola che ha subito la lesione del menisco e dei legamenti, ma c'è qualche problemino, probabilmente eh, non dico sottovalutato, ma eh, non riscontrato, almeno nelle fasi iniziali del post-infortunio per Samuele Leccese, che probabilmente dovrà essere sottoposto anche a intervento chirurgico per eh, i fastidi con l'ernia inguinale fallaccio intanto sul numero 7 Si che potrebbe costare il cartellino giallo. Eh sì, cartellino giallo per Grimaldi che eh, visto fuggire si sul settore di destra lo ha messo giù senza tanti complimenti. E intanto Gennaro Vitale e questa posizione, Piero, una battuta velocissima, mi ricorda tanto il gol del pareggio nel derby dello scorso anno. Quindi Gennaro ci prova. Sì, 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 la metterà sicuramente sul secondo palo, un tiro cross di suoi che speriamo vada a buon fine. Eh sì, proprio da quella posizione, forse un metro più sulla sinistra. Centrata tirò fuori dal suo cilindro un sinistro velenosissimo che andò a insaccarsi alle spalle del portiere del Gaeta. Vitale sul pallone, nove minuti di gioco di questa partita, bella finora, scoppiettante, molto aperta. Fischia l'arbitro, parte Gennaro, primo palo e il portiere con una protezza riesce a impedire alla sfera di entrare per illo classe 2000. E questo ragazzino mi sembra sicuramente. Ottimamente dotato sul piano tecnico e già la seconda parata decisiva e poi il calcio d'angolo di Gennaro che termina direttamente fuori. Stavolta ha provato sul primo palo Piero e forse era ancora più difficile per il portiere perché la palla era collocata proprio dietro alla barriera. Sì sì, infatti secondo me si aspetta più sul secondo palo il portiere, però ha fatto un balzo felino e l'ha messa in angolo. Davvero bravo Perillo, complimenti a questo ragazzo di poco più di 18 anni che ha dimostrato. Insomma, che se il portiere in età di Lega è un portiere in gamba, eh, beh, la squadra ne trae grandissimo vantaggio. Mistral che però adesso sembra volere insistere e si è insediata stabilmente nella metà campo del Suyo Mintorno. La battuta ancora di Vitale, stavolta è un po' lunga, entra perillo sulla sfera, la fa sua e si prepara a rinviare lungo. Mi sembra anche dotato di buona personalità il ragazzino perché ha fatto segno ai suoi di salire, allontanarsi in modo da poter sfruttare al meglio il suo rinvio lungo. Mastroianni mette via la palla un po' a casaccio proprio sui piedi di Leonardo. Leonardo per Martino. Martino che però ha uno stop difettoso. Si fa sfuggire la palla in falo laterale. Mastroianni gira per fortunato. Castiglio altissimo. Lo vedete sulla sinistra, quasi a fianco a Bruni. Una doppia ala sinistra. Si può definire con Bruni che però ha licenza anche di accentrarsi per provare la battuta, adesso mette una bellissima palla centrale ed è bravo Martino a mantenere il sangue freddo e a servire con un colpo di testa pericoloso quanto però utile il portiere Perillo che ha branca impresa e si prepara alla rimessa lunga. Siamo intanto giunti al dodicesimo minuto quasi del primo tempo, Mistral la città di Gaeta 0, Suio in turno 1, il gol di Cenerelli che ha trafitto l'omonimo portiere fratello della Mistral con un colpo di testa appena al terzo minuto. Il tocco involontario è arrivato fuori tempo, proprio Cenerelli che va a chiedere scusa a Mario Bernisi che ovviamente si è reso conto della non cattiveria dell'intervento, accetta le scuse dell'avversario e si riparte con Vitale che apre sulla settore di Bernisi, Mastroianni fanno un movimento in avanti. Si prova adesso con i lanci lunghi che sono un'arma che io non prediligo dal punto di vista tattico. Qualche volta forse è meglio cercare di andare dentro con una trama che possa servire magari gli esterni per far arrivare al centro qualche pallone pericoloso. Stavolta la Mistral prova con la palla lunga e guadagna un calcio d'angolo che sempre dal settore destro rispetto all'attacco dei biancorossi va a battere il solito Gennaro Vitale col suo sinistro, stavolta a corta siniscalchi, palla a girare ma la difesa è ben piazzata. Fuori aria riesce a riprendere palla la Mistral, ma esce bene il minturno con Petrillo. Martino che sparacchia via senza tanto pensarci e mette la palla in falo laterale. Bernisi per vuolo, Erasmo Fortunato, Castiglio, ottima la palla dentro per Carnevale che però ha uno stop difettoso, la palla gli sfugge, non riesce a controllarla e si riparte con la rimessa con i piedi del portiere Perillo dal vertice alto dell'area piccola. Mistral, che sembra essersi ripresa dal contraccolpo psicologico del gol, adesso punta decisamente la porta avversaria, lo fa col velocissimo Bruni toccato, c'è calcio di punizione, un calcio di punizione interessante. Siamo quasi al vertice del lato lungo dell'area di rigore. Ovviamente, va il solito Gennaro Vitale perché, da quella parte, col sinistro potrà disegnare una traiettoria interessante. Cinque uomini in maglia biancorossa all'interno dell'area di rigore, anzi sei in questo istante. Una variabile tattica che molte squadre adottano, quella del trenino. Tutti quanti in fila, pronti a intervenire. Perillo è bravo a respingere la punizione di Vitale, poi palla che carambola su Marciano e termina direttamente sul fondo. Nulla di fatto, si riprende con la rimessa da parte del portiere rossoblù. Anzi la maglia del suo turno è più blaugrana direi, ricorda molto quella del Barcellona come tonalità cromatiche. Martino. Martino che riesce a portarsi la palla avanti anche dopo un controllo non perfetto. Poi c'è il fallo a centrocampo su Marciano, anzi commesso da Marciano che... Viene sanzionato dall'arbitro e c'è il capitano Franco Luigi che si appresta a indirizzare il pallone verso l'area di rigore biancorossa. Attenzione a non commettere st lo stesso errore che è costato il gol di Cenerelli al terzo minuto. Stavolta la punizione è battuta male, quindi Mistral che può ripartire. Ma c'è D'Alessandro a impedire che si sviluppi la trama dei biancorossi di mister Parisella poi palla dentro per Cenerelli ma non è abbastanza preciso il lancio fa segno Mastroianni a Siniscalchi di correre sulla fascia per andare a posizionarsi bella la palla dentro per Vuolo, vuolo cerca di superare il proprio avversario commette fallo eh, insomma eh, è chiaro che davanti ci sono grossi problemi per per la Mistral, una Mistral Piero Persenda che sente oltremodo la mancanza di Mario Mariniello là davanti, Insomma, lo sappiamo, non è la prima partita. Sì, non solo, anche di Cerasuolo e, e di Leccese che stava facendo un grande campionato fino a questo momento. Purtroppo eh, già la partita di per sé è difficile, poi se hai tutte queste assenze diventa ancora più dura. però la Mistral ha reagito bene al gol, speriamo almeno in un pareggio nel primo tempo per poi giocarsela nel secondo tempo. E ricordo un Samuele Leccesi che aveva iniziato come mai nella sua carriera con tre reti nelle prime tre partite, nella posizione di centrocampista avanzato, non troppo bene nella gara iniziale con la mancanza di Gennaro Vitale a ridosso della difesa. Ma poi quando ha vestito il numero 8 ed è andato tra le linee, con la possibilità di svariare e di andare anche a concludere. Il suo impiego è stato decisivo, determinante nelle prime tre gare, poi purtroppo questo infortunio, questa, questo inguire che ha fatto i capricci e adesso probabilmente Mistral che dovrà rinunciare almeno per altre quattro partite, quasi fino a Natale, all'apporto di Samuele, importantissimo, prezioso in termini di gestione della palla, in termini di organizzazione del gioco, soprattutto una alternativa a Gennaro Vitale che con 36 primavere sulle spalle, speriamo riesca a reggere a questo ritmo, a questi livelli, perché è lui l'uomo che sicuramente nel centrocampo della Mistral fa la differenza. Va alla rimessa Grimaldi, l'uomo ammonito dall'arbitro prima per quel fallo su Siniscalchi, il numero 5 del Minturno che poi lascia la battuta a Franco Luigi, il capitano. Palla a spiovere, c'è Erasmo Fortunato. Ancora Martino, attenzione a Cenerelli che stoppa palla e aveva già puntato i pali del fratello ma non è riuscito a concludere. Palla messa fuori, una sparuta rappresentanza di tifosi arrivati da Minturno che è inquadrato in questo momento alle spalle del giocatore che sta effettuando la rimessa laterale. Bello il colpo di tacco di Cenerelli a servire il compagno che va alla battuta, c'è una deviazione poi da fuori, stavolta non ha problemi Cenerelli nel prendere il pallone che gli sfugge ma non c'è nessun avversario nei paraggi. Palla lunga di Leonardo in direzione di Martino, attenzione perché questa è un'azione pericolosa, ma Cenerelli centrale anticipato proprio al momento di avventarsi sul pallone da Mattia Mastroianni che con il suo solito grande tempismo in scivolata è riuscito a impedire che il pallone arrivasse al marcatore di questa gara, l'uomo che fa la differenza finora. Fuori Bernisi di testa, ancora anticipato Marciano. Bernisi per Mastroianni. Fortunato. Battuta di Erasmo fortunato per Bruni, pallone che però viene intercettato da Petrillo che di testa mette in falo laterale. Ottima giocata sul settore di destra. Palla centrata. Marciano ha fatto il movimento in avanti, non viene raggiunto dalla sfera, lanciata invece dal compagno qualche metro dietro rispetto alla sua posizione. Riparte Gennaro. Solito fendente lungo, forse un po' troppo lungo, accentuata la traiettoria anche dalla scivolata di Buolo che non è riuscito a intercettare la palla che si è persa tra le braccia di Perillo. 20 minuti, anzi 21 in questo istante del primo tempo, Mistral Città di Gaeta 0, Suio in turno 1. Partita equilibrata dopo il gol con qualche tentativo da parte della Mistral, sventato in maniera... Davvero egregia da parte di Perillo, il giovanissimo portiere classe 2000, che si è esibito in due interventi decisivi: il primo su Marciano, il secondo su una punizione come sempre magistrale di Genaro Vitale a dire no al pareggio biancorosso. Palla lanciata in avanti, scavalca tutti, ma sul secondo palo ci arriva di testa Loris Castillo, un altro rappresentante dei Millennium in campo, anche lui classe 2000. fallo laterale, palla per Martino, sponda lunga che non riesce a servire Ionta che poi va a combattere, riconquista palla attenzione perché il tocco quasi al limite dell'aria, è qui forse l'arbitro grazie alla Mistral perché mi sembrava che il contatto ci fosse stato ma la palla è ancora in aria, splendida rovesciata e forse fallo di mani in aria di rigore Piero Persenda aiutami, dimmi come l'hai vista, mi sembra che il Suyom in turno possa recriminare in entrambe le occasioni. Sì, più sulla prima forse Erasmo riprendendola bene. La seconda magari la braccio, il braccio era un po' più attaccato al corpo perché è stata una rovesciata da molto vicino. Però sulla prima non so se sia al limite dell'area oppure dentro dentro sembrava proprio al limite. E insomma qui forse l'arbitro è stato generoso nei confronti della Mistral della città di Gaeta perché eh, sono due casi dubbi che poi avremo il piacere di riguardare nelle sintesi curate. Dal nostro Giuseppe Capuano con un'ampia rivisitazione a, a me. Mi piace chiamarla come si diceva negli anni '70 Piero la Moviola, sì. adesso ormai è un termine che non si usa più. Ma io che lo sai, sono rimasto attaccato al calcio di una volta, a quello in bianco e nero. Mi piace dire Moviola. Lo rivedremo e capiremo anche se la respinta sulla rovesciata è stata fatta con le mani alte. Oppure con le braccia attaccate al corpo. Io propendo per la prima ipotesi, ma arbitro che è il signor Michele Sgrodi, Albano Laziale, che non se l'è sentita a breve distanza di pochi secondi di sanzionare il calcio di rigore per il suio Minturno, prima per l'intervento ai limiti dell'aria e poi per questo intervento, forse con le mani. Ma insomma, usiamo ovviamente la formula dubitativa perché. Quella che abbiamo ricevuto è stata soltanto un'impressione. Palla sventagliata sul lato sinistro. Stoppa Castiglio vince il rimpallo all'avversario che sarebbe andato via in quella circostanza. Palla messa su Bruni. Bruni si accentra, perde il contrasto, entra duro sull'avversario e rimedia il giusto cartellino giallo per Bruni, che visto il pallone perso ha cercato di riconquistarlo con una scivolata, prendendo però in pieno l'avversario partita finora tenuta in pugno piuttosto bene dal signor Sgrodi Albano Laziale che tutte le volte che è dovuto intervenire l'ha fatto in maniera precisa, parlo ovviamente degli interventi fallosi, ci riserviamo il beneficio d'inventario per il giudizio su quelle due occasioni da presunto rigore. Va via Cenerelli con un bello spunto di testa, serve il proprio compagno Petrillo, poi resta a terra perché è stato colpito sul fianco. Qui l'arbitro chiaramente ha concesso la norma del vantaggio perché l'intervento su Cenerelli era falloso, ma arbitro che piuttosto che fermare il gioco ha preferito lasciare a Petrillo la possibilità di gestire il pallone. Adesso resta a terra Cenerelli che accusa il colpo subito mentre cercava di gestire il pallone e questo Suio turno è una squadra compatta, è una squadra pericolosa, è una squadra dotata di buona individualità, non sarà facile per la Mistral risalire la china di una gara che la vede in svantaggio già dal terzo minuto. Ad opera proprio di Cenerelli che vedete a terra un giocatore che tutte le volte che prende la palla è pericoloso, quindi tra l'altro un prodotto locale quindi sappiamo benissimo che il Suio Minturno è una squadra che ha investito soprattutto su giovani locali e lo possiamo desumere anche dai cognomi no? perché insomma D'Alessandro, Leonardo, Signore, Cenerelli, Martino, Ionta sono tutti cognomi locali, localissimi di una squadra che però mister Gennaro Pernice dall'alto della sua esperienza è riuscito a disegnare e a Soprattutto a conformare no, sulle esigenze di un campionato di promozione che... Bella la palla su Bruni di Vitale, Bruni che la mette a terra bene e questo è un gol da Serie A, è un gol da Serie A di Bruni, lancio di 50 metri di Gennaro Vitale, stop a seguire, davvero fenomenale di questo ragazzo, Bruni di petto e poi sinistro a fulminare il portiere Piero. Che gol è. Erasmus, voglio sottolineare soprattutto la proezza di Gennaro Vitale che non ha passato la palla al compagno ma bensì ha visto subito... Bruni che tagliava e quindi era da, da da poi un grandissimo gol sul secondo me. Insomma, però non è per tutti dare quel pallone che magari molti avrebbero provato a stoppare col piede, fermandosi, aspettando l'avversario, Bruni ha provato lo stop a seguire che non è mestiere di tanti in queste categorie, Piero. Sì, 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 sì infatti il nostro direttore Antonio Salone stravede per Bruni, gli ricorda un po' lo stile spagnolo. <ride> eh beh, d'altra parte lui è sudamericano, quindi sudamericano. insomma, eh, c'è sicuramente questa tendenza alle giocate spettacolari di questo ragazzo che anche a me quando entrò con il paliano nei minuti finali cambiò la gara adesso attenzione, Mistral in avanti palla che poteva essere servita a Siniscalchi eh, e invece qui Uolo non fa la giocata giusta mette una palla in verticale che non va da nessuna parte il pareggio al 27 di Bruni una conclusione veramente che eh, vale da sola, una volta si diceva il prezzo del biglietto, mantiene il sangue freddo. Loris Castillo impedisce il break in una posizione difensiva piuttosto pericolosa da parte di Mastroianni, Mastroianni ovviamente del minturno che lo tocca, resta a terra Castillo. Strepitoso pareggio di Bruni con. Un pezzo di bravura, davvero una esibizione di tecnica individuale fantastica sia da parte di Gennaro Vitale che col suo taglio eh, lunghissimo di 50 metri ha servito il compagno, stop di petto a seguire, manuale del calcio, sinistro all'incrocio dei pali, nulla da fare per il bravo Perillo che stavolta ha eh, dovuto semplicemente osservare, eh, credo anche con ammirazione, no? perché poi alla fine... I gesti tecnici spesso vengono apprezzati anche dagli avversari quando, quando lo meritano. E in questo caso penso che l'applauso per Bruni sia stato collettivo. Per questo gran gol. vuolo Volo entra. Palla centrale! Incredibile, non riesce a mettere il pallone in rete. Da un passo Marciano con un pallone che ha danzato quasi all'altezza della linea del gol. Con. Perillo che mi sembrava fuori causa, ma Marciano pur andando all'impatto col pallone non è riuscita a indirizzarla nella porta ormai sguarnita. Clamorosa occasione della Mistral che sta approfittando dell'inerzia positiva dopo il pareggio di Bruni per cercare di eh, schiodare la partita a suo favore, ma così non è stato. Gol fallito davvero di un nulla dalla Mistral Città di Gaeta. Bruni ancora sul settore di sinistra. Chiama in avanti Castiglio Caro che gli dà una mano come sempre sulla fascia. Gennaro Vitale di prima, senza guardare, palla che taglia tutta la difesa. Si riscalchi, rimette dentro. E la traversa di Marciano. Il tiro parata del portiere. Clamorosa occasione per la Mistral che con una grandissima giocata come sempre... Procacciata da Gennaro Vitale, colpisce la traversa con una rovesciata acrobatica ancora una volta spettacolare da parte di Marciano. Adesso è la parte migliore del match dal punto di vista dello spettacolo. Mistral, che adesso ovviamente meriterebbe il vantaggio perché cominciano a essere tante le occasioni sul taccuino: almeno quattro clamorose. Per i biancorossi di Mister Parisella, due dopo il pareggio e due nella fase del, dello svantaggio. Intanto l'arbitro concede un calcio di punizione con palla che era filtrata. Ma il signor Sgro non se l'è sentita di concedere il vantaggio che forse Piero, anche se la palla mi sembrava un po' lunga, Bruni l'avrebbe recuperata quasi sul fondo. Eh, no, 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 la prendeva, eh, non, non capisco il, il, il fischio. Vabbè, magari sulla posizione al limite, magari può essere pericoloso. Speriamo bene. Arbitro che tra l'altro è andato a indicare in maniera precisa che il falo era stato commesso mezzo metro fuori dall'area e non dentro. e Gennaro, anche se lì col sinistro dovrà fare un lavoro di grande taglio del pallone per cercare di indirizzarlo sul primo palo, credo. A meno che non voglia provare. La conclusione eclatante sul secondo palo che è un po' più difficile, però secondo me Gennaro magari ci pensa perché sa che il portiere va a coprire il primo palo e magari potrebbe coglierlo in castagna provando una conclusione che avrebbe del clamoroso perché la palla dovrebbe spiovere e abbassarsi all'ultimo istante, ma insomma non anticipiamo troppo la conclusione, vediamo che si inventa Gennaro Vitale da quella posizione difficilissima per un mancino. Prova! E la barriera stavolta riesce a impedire che la palla arrivi dalle parti del portiere, che poi si lascia scavalcare dal colpo di testa. Mi sembra di Mario Bernisi che in posizione offensiva viene eh, respinta sulla linea. Eh, Minturno in grande difficoltà che ha accusato il colpo, probabilmente non riesce più a eh, impedire alla Mistral di essere pericolosa. Ben tre clamorose occasioni da gol, dopo il pareggio per i biancorossi, che ancora sono in avanti con il calcio d'angolo. Arbitro che fischia, però c'è qualcosa che non va. No, si gioca, palla spiove, esce dalla parte opposta, ancora calcio d'angolo. Gennaro Vitale dalla bandierina sta prendendo davvero per mano la propria squadra nel tentativo di mettere il gol del vantaggio. Attenzione, il tiro di volo, la deviazione ancora di un minturno asserragliato nella propria area di rigore e adesso fallo tattico di Mastroianni che impedisce la ripartenza dell'azione per il suo minturno e Mastroianni termina sul taccuino dell'arbitro. Piero abbiamo vissuto i quattro minuti più emozionanti della gara, gol del pareggio, strepitoso e tre occasioni clamorose, mistrala un passo al vantaggio. Eh sì, un'occasione dopo l'altra, la traversa, il, il doppio salvataggio sulla linea. Il portierino sta perdendo un po' di colpi per il momento perché comunque è partito molto bene con quelle due parate. Adesso si è lasciato un po' andare in queste due uscite. Beh, insomma però Piero, sai bene che quando la difesa poi fa mucchio in aria. In quelle mischie clamorose può succedere di tutto. Forse l'unica cosa che mi sento di addebitare a Perillo è l'uscita a vuoto sul colpo di testa di Bernisi che l'aveva superato, ma sulla linea è riuscito a respingere. Mi sembra Grimaldi. Sì, 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 infatti su quella è stato molto indeciso. Però vedo una Mistral molto propositiva. E speriamo bene, dai. Apertura di volo: che peccato, lì poteva fare sicuramente di meglio il numero 9 della Mistral, poteva cercare di servire Bruni sulla corsa, si era già fatto vedere l'autore del gol del pareggio, ma non è riuscito a servirlo con un pallone tutto sommato abbastanza facile, c'erano grandi spazi, peccato Vuolo non l'ha messa nel corridoio giusto e adesso la Mistral costretta a cedere una rimessa laterale in zona d'attacco per il suo Minturno turno che ovviamente vorrà tornare ad alzare la testa 5 minuti da incubo che sono intercorsi dal 27esimo al 33esimo, 6 minuti veramente infernali per la squadra di Mister Gennaro Pernice che è stata a un passo dal tracollo e che adesso cerca ovviamente di rialzare la testa per portare almeno il pallone lontano dai propri 16 metri e impedire la pressione costante dei padroni di casa che adesso sentono l'odore, eh, il sangue della preda e cercano di colpire per il gol del vantaggio già nell'ambito di questo primo tempo ma attenzione perché in turno non cederà così facilmente, anche se adesso si fa trovare un po' sguarnita dietro, ma la linea 4 si ricompone subito e riescono a mettere palla in direzione di Martino che però è arretrato, non riesce a intervenire. C'è Vitale adesso. Il professore, gran palla per Bruni. La stessa azione del primo gol. Stavolta però lo stop di Bruni gli porta il pallone verso il fondo. Palla per Marciano, la girata! Si riscalchi! Ancora Perillo che riesce a impedire il gol. Ancora si riscalchi. Rincorso dal proprio avversario costretto a rifugiarsi sulla bandierina e non guadagna nemmeno il calcio d'angolo. Azione in fotocopia della Mistral. Che stavolta non si è concretizzata soltanto perché lo stop di Bruni non ha avuto la stessa efficacia di dirigere il pallone verso la porta di Perillo, stavolta si è leggermente decentrato, poi palla dentro, ancora una volta tentativo, due volte verso la porta con Siniscalchi fermato proprio sulla linea da Perillo, adesso c'è un contrasto con palla che termina in fallo laterale, ma non c'è fallo a parere dell'arbitro su Bruni, si riprende con la rimessa laterale. Mastroianni. Prova col tocco morbido a servire centralmente Marciano, ottima la sponda di petto, viene via la Mistral in grande stile Siniscalchi, palla sfiorata che poi termina a centro dove vuolo non c'è. Arriva con qualche attimo di ritardo il numero 9 e adesso c'è la possibilità di ripartire per il Minturno. Ottima palla per Cenerelli, contropiede. Ah, peccato per il Minturno, ha sbagliato Cenerelli stavolta doveva servire sul versante di destra la sovrapposizione del proprio compagno e poi andarsi magari a prendere la palla di ritorno centrale e può ripartire la Mistral con Uolo. Adesso la partita è molto bella perché le due squadre si sono allungate. Palla sulla destra per Bernisi, che la mette al centro. Ma viene scavalcata tutta la linea d'attacco dei biancorossi. Con Bruni dall'altra parte. Adesso un ritmo leggermente abbassato, anche perché non dimentichiamolo mai: sul campo ci saranno quasi 30 gradi. Bruni per Castiglio, la coppia di esterni sinistri della Mistral. Palla dentro cadono i due, lascia filtrare la pala senza toccarla. Anzi no, la tocca, la sfiora di testa il difensore del Minturno, si tratta di Franco Luigi. Palla che termina in falo laterale. Diamo un'occhiata al nostro cronometro, sono 38 quasi minuti passati dal fischio iniziale dell'arbitro Sgrodi Albano. Mistral 1 su Minturno 1, partita bella, partita che a partire dalla metà del primo tempo è andata eh, chiaramente in direzione Mistral, che adesso eh, oggettivamente, eh, cercando di essere più obiettivi possibile, meriterebbe il vantaggio perché ha creato ben sette occasioni chiare da gol oltre al pareggio di Bruni, con un minturno che. Chiaramente, dal punto di vista tattico, dopo il gol del vantaggio ha tirato un po' la testa all'interno del proprio guscio. Ma che adesso si trova costretto a dover replicare colpo su colpo all'iniziativa dei padroni di casa che ancora vengono con Bruni verso l'area di rigore. Bruni, grande slalom, si porta la palla sul sisto. Anticipato all'ultimo istante, solo palla per il difensore del minturno che ha rischiato un po'. Perché lì, se entri con una frazione di ritardo, è chiaro. Che commette il più solare dei falli da calcio di rigore, non è stato così in questa occasione. Palla piena per il difensore. Si trattava del numero 6, D'Alessandro, che ancora una volta una Bruni, marcatissimo a uomo. Palla centrale per Siniscalchi che viene anticipato. Il fallo in zona di centrocampo, ripartenza, credo di Carnevale. Stavolta non viene. Sanzionato come fallo tattico dall'arbitro ma come fallo di gioco e quindi non c'è il cartellino giallo per il calciatore della Mistral. Arbitro che non capisco cosa segnali ah, semplicemente di tirar fuori il secondo pallone. Si prepara la battuta ad Alessandro. Attende Cenerelli il pallone che gli arriva sulla testa, sponda, pallone però troppo forte, colpito pieno dall'attaccante Minturnese con Sfera che termina direttamente in falo laterale e Mistral che può ripartire con il solito Castillo Caro che serve Bruni che stavolta però non riesce ad addomesticare il pallone, lo perde. Calciatori che adesso si prendono un attimo di pausa anche dal punto di vista fisico dopo dieci minuti davvero spettacolari, forse i dieci minuti migliori visti a Riciniello quest'anno nelle partite targate Casa Mistral. Cenerelli riesce a impedire il calcio d'angolo perché c'era stata la deviazione del difensore, riprende il pallone tra le mani, si prepara alla rimessa breve per Vitale. L'Italia non si fida perché sono troppo vicini gli avversari, si rifugia tra i piedi di Cenerelli che serve fortunato che riparte. Mattia Pastroianni. Il suo destro in avanti. Marciano prova a spizzarla, non ci arriva, palla per Bruni. Bruni tallonato da vicinissimo da Grimaldi, stavolta non riesce a gestire il pallone. Intervento di Signore che impedisce che il pallone arrivi sui piedi di Martino, che secondo me poteva giocarla meglio. Carnevale allarga il pallone sulla sinistra per Bruni. Buona la traiettoria di Bruni. Perillo stavolta è bravo, anche se rischia un po' perché non riesce a trattenere il pallone. Vuolo riconquista la sfera. Va all'uno contro uno, non riesce a superare l'avversario. Che all'inizio, secondo me, Piero. Fa ostacolo regolare, però poi si butta sul proprio collega e secondo me in seconda battuta il falo c'era. Sì, 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 il falo c'era e era anche una bella posizione per Gennaro Vitale. E purtroppo l'arbitro sta, sta un po' all'inglese, sta sorvolando un po' sui vari, eh, sui vari falli. Vitale di testa, Marciano palla che gli rimbalza e perde la sfera Marciano che poi riconquista a causa di un rimpallo, Martino lo stop impreciso, riparte la Mistral Vitale sventaglia come sempre su Bruni, stavolta la palla imprecisa termina sui piedi di Grimaldi che la rimette lunghissima proprio verso Lonardo che ha un po' di metri di vantaggio e prova addirittura il tiro che però Sorvola la traversa, si è visto chiuso in una situazione di uno contro uno con l'avversario che lo tallonava Grimaldi, però insomma annotiamo sul nostro taccuino che dopo la rete del vantaggio di Cenerelli questo è il secondo squillo del minturno verso la porta del portiere biancorosso e arriva esattamente al 42esimo di questo primo tempo. Si riscalchi, entra in aria palla morbida, l'anticipo di testa da parte di Marciano che forse dimostra proprio in questa occasione di non essere quel bomber che lì ci sarebbe voluto. Io immagino lì Mario Marinello in tuffo a volo d'Angelo che la spizza e la mette sul secondo palo. Adesso attenzione al min turno, palla per Cenerelli anticipato da Bernisi, eh, Gaeta che rischia con la palla ancora verso Cenerelli ed è Bernisi bravissimo a toccarla quel giusto... Che gli basta per poi andarsela a riprendere. Giocata davvero di classe del difensore. Vitale, Vuolo ancora. Vitale, Mistrale che deve gestire questi ultimi due minuti di gioco. A mio avviso, non ci dovrebbe essere recupero, al massimo un minuto, forse. Palla per Castillo. Siniscalchi e Marciano all'interno dell'aria Bruni che come sempre la gira con il suo potentissimo sinistro la mette all'interno dell'aria ma ci arrivano per primi i difensori rosso che poi sparacchiano via il pallone adesso il vinturno non deve fare altro che portare a casa questo pareggio nel primo tempo un pareggio che certamente sta stretto alla Mistral che ha creato l'inverosimile dopo essere arrivata al pareggio È solo per sfortuna e per una in precisione in alcune occasioni dei propri attaccanti non è riuscita adesso a trovarsi in vantaggio contro un suium in turno che però ha fatto in pieno il suo dovere, ha cercato di gestire la partita una volta in vantaggio, lo ha fatto anche bene fino al ventesimo del primo tempo, poi è stata in nettissima difficoltà dal pareggio di Bruni in poi, rischiando più volte il tracollo. Adesso la partita è rientrata nei binari. Dell'equilibrio con Mistral che ha abbassato i ritmi e Minturno che tutto sommato sta gestendo questo pareggio per portarlo negli spogliatoi al termine della prima frazione di gioco. Siamo infatti ormai al 45esimo, proprio in questo istante, non c'è recupero. Infatti, come avevo previsto, arbitro che manda negli spogliatoi due squadre che si sono date battaglia, che escono dal campo consapevoli di aver regalato. Un gran bel primo tempo agli spettatori numerosi presenti al Riciniello, anche grazie alla bellissima giornata di sole. Grazie a Piero Persenda per aver coadiuvato la mia telecronaca con il suo commento tecnico. Noi ci risentiamo tra pochissimo al termine del primo tempo. Mistra città di Gaeta 1, Sulio Minturno 1, i gol di Cenerelli per il Minturno al terzo minuto, il pareggio con un gran gol di Bruni al ventisettesimo. A tra pochissimo. Le squadre sul terreno di gioco per la disputa dei secondi 45 minuti, Mistral Città di Gaeta contro Suglio turno 1-1. Il risultato del primo tempo nuovamente collegati con lo stadio Ricinello. Insieme a Erasmo Lombardi di Perna, la telecronaca, Piero Persenda, al commento tecnico e il nostro Alessandro Guerra che ci coadua. Al supporto tecnico, tanto attenzione, palla per il turno ci chiedevamo Piero Persenda durante l'intervallo, che secondo tempo ci aspettiamo. Possiamo aspettarci dopo un primo tempo giocato anche dal punto di vista spettacolare, bene da entrambe le squadre. Sì, sì, abbiamo visto un primo tempo, specialmente quei dieci minuti dal 23 al 33, di grande qualità. Infatti la Mistral ha espresso il miglior gioco di tutta la stagione in questo momento è... Attenzione a Bruni che rimette la palla ma c'è perillo Eh sì però Erasmo come detto prima le assenze pesano perché anche nell'occasione di Marciano lì se c'era come abbiamo detto un attaccante di razza la palla la poteva buttare dentro però c'è tutto un secondo tempo da giocare Mistral che però non dimentichiamolo mai anche in presenza delle tante, tantissime assenze, non dobbiamo mai dimenticarlo. Ha prodotto qualcosa che è eh, davvero una statistica fuori dal normale. Quasi 10 le occasioni da rete eh, chiare, clamorose, con palla che ha danzato spesso a un metro o anche di meno dalla linea bianca, ma che non è riuscita a essere collocata alle spalle di Perillo da parte degli attaccanti. Quindi, una mistral ampiamente in credito con la fortuna in questa gara. Marciano, Perillo va. Accorcia la distanza che lo separa dall'avversario e prende il pallone con entrambe le mani. Si prepara al rinvio. Sottolineiamolo ancora una volta: giovanissimo, classe 2000, il portiere rossoblu, resosi autore di almeno un paio di interventi, sicuramente di valore. Un giovane che merita di essere seguito. D'altra parte lo sappiamo perché anche in studio l'ha detto Gennaro Pernice, è un attento osservatore della realtà che lo circonda a livello giovanile. Quindi non ha esitato a consegnare la maglia da titolare a questo giovanissimo che fa coppia con il suo secondo Venditti anche egli classe 2000 e dunque linea verde tra i pali per la squadra di Gennaro che è certamente un mister molto accorto e in queste categorie sa il fatto suo. È terminato intanto il pallone in falo laterale. Vitale. Tocco ancora una volta. Bello per Bruni che come sempre si lancia a grande velocità. C'è si al centro. Prova Bruni a servirlo. Ma il break difensivo di D'Alessandro che ha recuperato in fretta e furia la posizione, impedisce al numero 7 Gaetano di provare il tocco vincente. Mistral che sembra voler riprendere in mano le redini della gara come ha fatto nel primo tempo, il piattone di Vitale, palla per Carnevale, prova la palla avvolgente, non ci riesce. Vuolo, buono il cross, il colpo di testa, la parata quasi casuale, stavolta di Perillo che si trova il pallone che gli sbatte sul ginocchio. È eh? incredibile, Piero, dove non arriva la bravura di questo ragazzino. Insomma, un po' di fortuna che però. Per un portiere ci vuole. Sì, ma tra l'altro era anche coperto, quindi un gesto quasi, se ne è accorto quasi. Se ne è accorto, istintivo. Infatti la palla stava andando in rete, e, um, per pochissimo proprio la mista ritornava in vantaggio. Quarto minuto della ripresa, prima clamorosa occasione sul colpo di testa che ha avuto un solo difetto, diciamo così, quello di essere un po' centrale, quindi è andato proprio a incocciare la posizione del portiere che... Se la palla fosse stata appena appena un po' angolata non l'avrebbe proprio vista perché era circondato da numerosi uomini che gli impedivano la visuale dell'azione. Adesso riparte Petrillo, buona la palla sulla destra per Leonardo. Leonardo però pescato in fuorigioco dall'assistente 1, il signor Rocco Carnevale di Frosinone che sbandiera la posizione regolare e si riprenderà con il calcio di punizione a favore del Mistral Gaeta. Palla di Marciano per Bruni che non ha fatto mente locale alla circostanza che sulla rimessa laterale, lo ricordiamo ancora ai tanti amici che seguono RTG Telegolfo, su rimessa laterale il fuorigioco non vale anche se, non so Piero se hai servito le vicende della Serie A, c'è stato due settimane fa un arbitro che ha interrotto l'azione perché su rimessa laterale c'era il fuorigioco, secondo lui, fuorigioco che non esisteva a termini di regolamento. Per cui succede che spesso anche gli arbitri, tra virgolette, dei professionisti sbaglino queste cose che dovrebbero essere elementari, no? Sì, sì, in effetti non c'è, infatti subito Marciano l'aveva tagliata per Bruni, soltanto che era in controtempo non è riuscito. Non se l'aspettava, a... eh, sì, eh, sì, non se sì, l'aspettava e quindi l'azione sfumata. Rimessa brutta stavolta da parte del Minturno, ma non riesce, si discalchi a gestire un pallone tutto sommato abbastanza semplice. Perde palla la sponda di Cenerelli che fa il lavoro sporco, cerca di venire incontro anche per accorciare un po' la squadra e permettere ai centrocampisti di salire per dare una mano agli attaccanti che sono un po' isolati. Eh, Cenerelli fa un grande lavoro, adesso prova anche a puntare la porta ma l'arbitro glielo impedisce fischiando il calcio di punizione per il Gaeta, mister Città di Gaeta che ha ancora una volta sfiorato la rete proprio in apertura di questa ripresa che si annuncia. Essere scoppiettante così come lo è stato il primo tempo di questo bel derby. Ottimo lo stop di Bruni che poi mette al centro di prima, palla deviata in calcio d'angolo. Mi sembra, palla che termina direttamente a ridosso proprio della bandierina. Erasmo, intanto si scalda Albano. Ricordiamo anche in panchina l'altro attaccante Cardi, e proprio ieri ha fatto il ragazzetto 99 che ha fatto doppietta nella riunione, quindi speriamo palla che spiova attenzione, ci prova Bernisi a intervenire di testa. Sì, ehm, la presenza mi sembra di Giuseppe Cardi, giovanissimo classe 99. Solo palla, eh, intervento forse un po' scomposto, ma non falloso da parte di eh, Mastroianni che mette il pallone in fallo laterale. Per fortuna non c'è stato contatto tra i due giocatori. Adesso Mistral che probabilmente, come ci ha sottolineato il nostro Piero Persenda, prova a dare maggiore consistenza, maggiore peso specifico al proprio attacco. Sta per entrare in campo Albano che probabilmente non ha i 90 minuti nelle gambe, ma che può risultare decisivo. Grandissimo stop da parte di Bruni che prende la doppia munizione e eh, Ci sta tutto perché era andato via. Ma che giocatore è questo ragazzo, Piero? Ha fatto uno stop e è rimasta la palla lì proprio da grande fuori classe. È al limite dell'area, sembrava dentro, invece è proprio al limite. La punizione. Il doppio giallo per Grimaldi, che termina così la sua partita andando sotto la doccia con grande anticipo, e può essere un, un, un fattore che può sbilanciare l'ago della bilancia perché siamo appena all'ottavo minuto di questa ripresa, quindi si annunciano ben 37 minuti in superiorità numerica per la mistra città di Gaeta che però non è detto che possa sfruttarlo al meglio spesso le squadre in 10 giocano anche meglio quindi è un evento tutto da leggere, intanto la punizione di Gennaro Vitale che batte verso la porta c'è la deviazione del difensore di testa che impedisce alla palla di arrivare dalle parti di Perillo che però mi sembrava sulla traiettoria, ad essere onesti Carnevale Palla per Vitale. Vitale il tunnel sull'avversario che però prende alla sprovvista anche Vuolo, che non riesce a giocarla. Poi in maniera un po' rischiosa ma efficace. Castiglio controlla palla a centrocampo. Serve per Siniscalchi. Siniscalchi allarga sulla destra per Bernisi. Poi palla un po' alta di Vitale che mette in difficoltà il compagno che non può fare altro che consegnarla tra i guantoni di Perillo. Dunque, vediamo innanzitutto qual è. La modifica tattica che mister Gennaro Pernice in assenza di uno dei due difensori centrali va ad adottare, uscita ricordiamo di Grimaldi numero 5 per espulsione, va a retrocedere sulla linea dei centrocampisti dei difensori, chiedo scusa, il difensore, il numero 3, Franco Luigi, che prende la posizione di centrale e viene arretrato esterno sinistro nella difesa 4 di Mister Gennaro Pernici, il numero 11, Ionta. Quindi è questa la nuova disposizione tattica del Mister 11, Ionta esterno sinistro, i due centrali che sono Franco Luigi e il numero 6, D'Alessandro, e qui a destra resta Petrillo. Bisogna vedere quale sarà la capacità di adattarsi di Ionta a questo ruolo che però insomma, si è reso necessario, perché l'inferiorità numerica con la situazione di pareggio fa sì che ovviamente il Minturno non rischi più di tanto. Fuorigioco netto di Marciano che però non viene raggiunto dal pallone, adesso Minturno che può ripartire, attenzione, c'è ancora però il fuorigioco da parte di Lonardo, e eh, questi sono casi in cui spesso tra portiere e difensore ci può essere malinteso, come in questo caso Piero è lì. Sono dolori, per fortuna la bandierina, per fortuna della Mistra l'ha salvato i Gaetani. Sì, sì, infatti queste situazioni sono un po' ambigue, eh, eh, la prendo io, la prendi tu e ci capita la beffa. Spesso succede la frittata, come in questo caso, ma lo sbandieramento dell'assistente ha fatto sì che Leonardo fosse in offside. Ancora Bruni, palla che però gli rimbalza, schizza sul terreno che non è certamente né umido né bagnato, ma probabilmente... Eh, come si vede anche dalle immagini, eh, l'erba eh, sintetica in quel tratto non è proprio il massimo, sembra quasi un terreno eh, vero. Eh, D'altra parte questo fondo è un terreno misto: erba eh, reale, viene anche annaffiato di tanto in tanto. Quindi ci può stare. Palla per Castiglio! Che colpisce malissimo con un esterno sinistro che sporca il pallone e lo spedisce. È Bruni, proprio Bruni hai ragione, hai ragione Piero. È Bruni che stavolta non fa. Eh, Sfoggio delle sue qualità tecniche mandando il pallone alto mi sembrava quasi impossibile che fosse lui, forse per questo non l'ho identificato prontamente, è proprio Bruni che al minuto 11 di questa ripresa spedisce palla alle stelle. Cenerelli chiama il pallone, lo abbranca impresa e lunghissimo al rilancio verso Marciano. Unico uomo in maglia biancorossa nella metà campo del Minturno con il fallo commesso dal numero 10 locale che cede pallone, ma era in una situazione piuttosto difficile. Palla che viene fuori da una serie di rimpalli, poi toccata da Siniscalchi che concede il calcio d'angolo al suio Minturno. Difesa che adesso resta con soli tre uomini a presidio della metà campo. E addirittura viene fatto salire su indicazioni del capitano Franco Luigi, il numero 6 d'Alessandro, che proverà ad impattare di testa il pallone. Su questo calcio d'angolo a disposizione degli ospiti è andato a scalare in posizione difensiva Ionta che rimane come terzo a sinistra, in turno che deve fare di necessità virtù e tentare di usare al meglio gli uomini che gli sono rimasti in campo. Palla che riesce a spiovere centrale, la tocca di testa Mastroianni, la indirizza all'altezza dell'area di rigore sul secondo palo, Cenerelli che prova a servire il compagno che però pur toccando il pallone in anticipo poi perde l'equilibrio, si tratta di Mastroianni e palla che termina sul fondo. Un 1-1 che... Dall'idea di potersi schiodare da un momento all'altro. Adesso arbitro severissimo nei confronti di Cenerelli che ha toccato Gennaro Vitale mentre era in controllo del pallone. Vi ricordo che i due, la, i due ammoniti per la mistra città di Gaeta sono Mastroianni e Bruni. Cenerelli adesso va a fare compagnia a Grimaldi che di Gialli ha riportati due ed è finito anzitempo negli spogliatoi all'ottavo minuto lasciando in grande difficoltà la sua squadra che adesso è costretta a far fronte all'impegno in dieci uomini. Vitale, anticipato Bruni, continua a scaldarsi intanto Albano, Vitale, esterno sinistro di Vitale che colpisce in volto un avversario. La palla girata su Fortunato che a fianco a sé Mastroianni gli cede il pallone. Mastroianni probabilmente avanzerà qualche metro per provare poi la battuta lunga. E così, infatti, palla benissimo spizzata da Marciano. Era anche in gioco Vuolo che però non è riuscito a intervenire sul pallone. Appoggio di Vitale per Mastroianni. Mastroianni spreca tutto ma poi. L'altro Mastroianni, insomma, una giocata certamente non buona da parte dei due Mastroianni. Bruni, poi in difficoltà per questioni di coordinamento tra il lancio e la sua posizione, non riesce a trovare l'equilibrio per indirizzare la palla verso la porta. Mastroianni Bernisi sale sul settore di destra. Si va a sovrapporre. Va fino in fondo per provare a crossare. Ma la palla gli viene soffiata all'ultimo istante proprio da parte di Ionta. Che poi velocissimo risaliva. Ma il pallone viene giocato sull'altro versante dal Minturno. Che riesce a guadagnarsi una rimessa laterale. Bruni ha anticipato, palla proprio a ridosso della linea di fondo che però non esce, la mette a terra bene Martino. Poi, però, in seconda battuta perde palla. Volo e vitale non si capiscono. Ma è chiaro che lì la palla deve essere gestita dal, dal numero 4 in maglia bianco-rossa Il lancio impreciso comincia ad emergere anche un po' di fatica. È già un'ora adesso di gioco. Siamo al 17 della ripresa quindi. Comincia a esserci qualche scoria, qualche tossina dovuta anche all'altissima temperatura di oggi, anche se c'è un venticello, che un po' il sole a picco sul Ricinello, palla centrale, Bruni la mette a terra, non entra in aria, preferisce cedere a Vitale che la gira col suo interno centralmente, peccato un po' troppo alta, palla lenta che quindi favorisce l'uscita di Perillo che riesce a catturare il pallone e si appresta a rinviarlo lunghissimo come sempre per i suoi compagni. Palla breccata a centrocampo da Carnevale che però la colpisce in maniera imprecisa favorendo la ripartenza del Minturno. La palla a girare era buona se Martino fosse stato lì nella posizione di ala sinistra. Martino invece era centrato e quindi si perde l'occasione per ripartire da parte degli ospiti. Bruni. Palla dentro, attenzione sul secondo palo. La sponda provata da parte di Siniscalchi per Marciano, che non riesce soltanto per questione di centimetri. Riparte il minturno. Cenerelli, ottima la sponda per D'Alessandro che prova a sventagliare. Anzi, si trattava del numero 7 Leonardo. Vitale, regista a tutto campo anche quest'oggi. Palla per Carnevale che vede Marciano libero, il tocco felpato, anzi no, si tratta di Siniscalchi che prova a servire Marciano, vuolo con l'esterno destro, la zampata, che però non ottiene l'effetto sperato. Intanto entra in campo il numero 20, Albano, ed esce, ed esce Bernisi, considerato che ovviamente in assenza di un uomo, il minturno ha rinunciato proprio sul fronte sinistro dell'attacco, che è il lato difensivo di Bernisi, a un giocatore. E quindi Parisella ristabilisce un po' tatticamente l'equilibrio in campo, mettendo un'altra punta e scoprendosi un po' di là. Ma non è di là che dovrebbero arrivare i pericoli. Sì, 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 infatti bisogna vincere questa partita anche perché il Formia ha ancora impatto a 0-0 in casa con il Sangioni Campano. Quindi sono tre punti fondamentali, visto anche oggi che il Ferentino vola. Eh sì, col Vodice Sabaudia non avrà grosse difficoltà. Non bisogna perdere punti in casa perché paradossalmente è stato proprio qui che fino ad ora abbiamo perso i punti decisivi per stare in vetta. Quattro punti che mancano alla Mistral per essere a punteggio pieno in testa al campionato, ma insomma un campionato comunque superbo, quello che sta tenendo la squadra del presidente Ciccariello ai vertici della categoria. Non dimentichiamocelo mai, Mistral che ha otto anni di vita, quindi insomma... Un fenomeno strepitoso del calcio locale. Intanto è uscito Signore ed è entrato in campo proprio per compensare quello che è successo tra le fila della Mistral. C'è bisogno ovviamente per il minturno di ridisegnare ulteriormente la formazione, visto che adesso ci sono due punte. Forti anche fisicamente come Bruni e Albano, e quindi Minturno che sostituisce il proprio numero 8. Si tratta di Signore che al ventesimo della ripresa yes. ha lasciato il posto sul terreno di gioco al proprio compagno Corrado. Palla lunga per Martino, ottimo lo stop di Martino che attenzione a quel contrasto, prende palla per sua fortuna Loris Castillo. Il colpo di testa poi che mette la palla nuovamente in fallo laterale. Fortunato su Cenerelli, grande giocata di Erasmo Fortunato che con un colpo di tacco riesce a portare via la palla al proprio avversario, poi se la va a riprendere favorendo l'intervento di Marciano in seconda battuta. Grande come al solito l'atteggiamento agonistico di Erasmo Fortunato, un combattente nato. Bruni ancora il suo stop di petto ma ancora pescato in fuorigioco. mentre intanto ovviamente devo rettificare eh, l'uomo che è entrato al posto di eh, signore si tratta di Verrengia con il numero 19 che è andato a posizionarsi come, difenso, come centrocampista centrale nello scacchiere tattico di mister, Cenerè, di mister eh, Gennaro Pernice Bruni dialoga sullo stretto con Marciano Marciano per Vitale il faro potente di questa Mistral Bravo Albano con il tocco rapido a servire Marciano, c'è Bruni Largo, gli serve il pallone, stavolta la riete al centro c'è, eccolo qui si chiama Albano che dà due passi, si mangia un gol fatto e addebitiamolo al fatto, probabilmente che è freddo, però insomma eh, non ci vuole tanto a capire che tatticamente adesso il giocatore che può ricevere quel tipo di palloni c'è, prima probabilmente Piero, no. no, no, infatti in questo momento siamo disposti in modo tale che l'attaccante possa battere a rete. Mentre prima col falso 9 che avevamo, avevamo po pochi punti di, di riferimento. E sì, ha colpito, ha impattato male, diciamo che è ancora a freddo Erasmus. Grande occasione da gol per Albano, appena entrato in campo dopo soli due minuti. Solissimo all'interno dell'area di rigore, poteva fare certamente di meglio, ma... Ripeto, è un calciatore ancora in cerca della condizione migliore, probabilmente a freddo, non è riuscito ad avere la coordinazione giusta per impattare quel pallone che chiedeva solo di essere spinto in rete. Davvero un peccato, sarebbe stato un grande... Rientro al gol per Albano in una partita così importante in questo derby che la Mistral non riesce a schiodare nonostante sia in superiorità numerica ben da 15 minuti. Ricorda l'ottavo della ripresa: l'espulsione di Grimaldi per un doppio giallo, per un fallo su Bruni, ormai lanciato a rete dal vertice sinistro dell'area di rigore. Sacrosanta l'ammonizione combinata dal signor Sgrodi Albano Laziale, che non ha potuto fare altro che sommare 1 1 2 e quindi estrarre il cartellino rosso. Si riscalchi. Minturno leggermente spintosi troppo in avanti. Albano in fuorigioco. Preferisce giustamente appoggiarsi sull'esterno di destra. Palla per carnevale. Genaro Vitale che come sempre fa la cosa più ovvia e più naturale. Servendo vuolo che si è spostato nella posizione di ala. Palla ancora in direzione di Albano, la tocca al difensore e va Perillo a impedire il calcio d'angolo. Facendo poi ripartire Martino. Viene Petrillo in avanti, serve Cenerelli. Bravo Petrillo a scavalcare tutta la linea dei centrocampisti della mistra. Le a servire Mastroianni che però ancora una volta sbaglia l'appoggio, sbaglia il controllo della palla. Un po' sporco nei propri eh, fondamentali eh, tecnici. Mastroianni spesso ha lasciato a desiderare da questo punto di vista. Marciano centrale ma. Legge bene la traiettoria Franco Luigi che esce con la palla sul petto, serve il proprio compagno che deve allargare da questa parte, lo fa bene su Martino, prova l'anticipo Castiglio, non riesce ancora Cenerelli, attenzione perché questo è capace di tutto, Cenerelli conclude da solo contro tutta la difesa della Mistral, trova però il piede di Mastroianni che deposita il pallone in calcio d'angolo, adesso i soccorsi per... Martino, che si è scontrato con Castiglio, probabilmente ha messo male, è caduto male con la parte alta del gluteo a ridosso della schiena e ha riportato, sì, proprio lì una contusione piuttosto dolorosa. Quella parte. Siamo al settantesimo della ripresa, difficilissimo fare pronostici. Piero, perché adesso la Mistral tenderà sempre più ad allungarsi per cercare di portare. Insidie verso la porta del minturno e lì, probabilmente ci sarà anche qualche rischio con Cenerelli sempre in agguato, pronto a colpire. Sì, sì, infatti bisogna attaccare un po' con criterio perché comunque c'è cioè, questo Cenerelli che è stato adesso ribattuto in calcio d'angolo da Mastoriani. però comunque c'era, quindi occhi ben aperti, assolutamente d'accordo con te. La storia del calcio è piena di episodi di questo genere con la squadra in superiorità numerica che si spinge avanti nel tentativo di segnare il gol e magari poi lo subisce perché il calcio, come lo sappiamo, è una scienza non esatta. Albano. C'è la palla per il difensore centrale, qui un altro cartellino. Ovviamente però qui Albano probabilmente avrebbe dovuto servire su vuolo che era liberissimo e aveva una prateria a sua disposizione, proprio il nuovo entrato Berrengia al suo primo intervento. Ripercorre le orme del compagno che è stato mandato fuori dall'arbitro Grimaldi e eh, porta a casa il quarto cartellino giallo per la sua squadra, con la battuta a vitale di questo calcio di punizione proprio a ridosso della linea di metà campo. Palla che spiove, limite dell'aria, Albano, prova a fare tutto da solo, è però tallonato da due difensori. Si gira ma col suo sinistro non riesce a impensierire più di tanto Perillo che si è accorto subito che la palla era destinata sul fondo Colpo di testa da parte di Carnevale, dialoga con Siriscalchi, ancora Carnevale si fa vedere Vuolo Viene servito, gran palla, Vuolo che prova ad anticipare Franco Luigi che però è bravo perché non si fa scavalcare e adesso eccola una delle ripartenze del minturno. Attenzione, palla per Leonardo che apre sulla sinistra, va a ricevere poi il pallone di ritorno, Leonardo che con una brutta puntata prova una conclusione che da lì probabilmente... Avrebbe richiesto qualcosa di diverso, aveva tutto lo specchio della porta spalancato davanti a sé, ha colpito però male, proprio concettualmente male il numero 7 Leonardo, depositando il pallone direttamente sul fondo. Adesso Mistral che spreca ed è proprio probabilmente è quello che diceva Piero Persenda qualche attimo fa. Cioè bisogna mantenere i nervi saldi, non portare troppa fretta, non gettarsi a capofitto perché mancano 20 minuti e soprattutto c'è l'uomo in più. La Mistral deve ragionare. Albano. Era in fuorigioco Albano. Sì, l'avevo sospettato anche se in ossequio alla nuova regola sul fuorigioco, anche se l'attaccante si dirige verso il pallone e quindi dal mio punto di vista prova in modo assoluto la sua partecipazione all'azione medesima, ebbene finché non arriva in possesso palla l'assistente non alza la bandierina avrei tanto da ridire su questa regola ma non è questo il, il contesto giusto magari poi ne parleremo a pomeriggio sport che vi invito come sempre a seguire il lunedì in diretta dagli studi meravigliosi di rtg telegolfo dalle 18 alle 19 e poi ovviamente anche sul web in diretta e poi ci saranno tutte le repliche della settimana a cura della redazione di RTG delle Golf agli ordini del nostro Giuseppe Capuano. Attenzione, ancora il minturno in avanti che guadagna un altro calcio d'angolo. Resta attestata in azione offensiva la squadra di Pernice. Che proprio alla mezz'ora di questo secondo tempo mi sembra abbia superato piuttosto bene la fase di sofferenza che ha avuto dopo l'espulsione di Grimaldi. Si è riassestata tutto sommato bene sul terreno di gioco, forse ha rinunciato a qualcosa in avanti, ma in considerazione del fatto che adesso gli spazi aumenteranno, sicuramente avrà anche la possibilità di rendersi pericolosa. In questo caso c'è il fuorigioco, ecco, eh, questo è però eh, ovviamente il pericolo che corre Minturno, quello di farsi trovare sfilacciata in avanti, Marciano che porta palla, si fa largo in mezzo a tre, dà la palla troppo lunga e si tratta di ruolo per Marciano. L'ultimo tocco ha fatto tutto bene, Piero interpretazione della gara da parte del Minturno che non può in inferiorità numerica e con un pareggio importante così fuori casa farsi trovare in un'azione di contropiede come in questo caso infatti è assurdo prendere un contropiede in questa situazione infatti è stato fortunatissimo che Volo comunque la data un po' troppo lunga altrimenti Bruni era tu per tu con il portiere Potrebbe significare, letto dall'ottica di mister Gennaro Pernice, che il mister ci crede, Piero, e forse se la vuole giocare anche per provare a vincerla. Sì, 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 noi l'abbiamo conosciuto negli studi, in trasmissione, è un mister che comunque se la gioca fino alla fine anche in ferie numerica. Eh sì, direi proprio di sì, poi avremo modo di parlare con mister Pernice che sappiamo è un mister imprevedibile. In grado di eh, giocarsela anche di in inferiorità numerica come mi sembra il minturno stia facendo in questa fase, per una partita a mio avviso ancora apertissima su entrambi i fronti. La battuta lunga di Franco Luigi, palla che spiove in direzione di Martino, Martino riesce a controllarla, prova a far fuori l'avversario nell'uno contro uno. Si tratta di Loris Castillo, non ci riesce, palla per Bruni. Tocco breve di Bruni, c'è calcio d'angolo, ma va Cenerelli a salvare il tiro dalla bandierina a favore degli ospiti. Mastroianni. Mastroianni, palla sulla destra. Carnevale, bella palla filtrante per Siniscalchi. Siniscalchi che però poi non la mette bene all'interno dell'area. Ma era reduce da una gran corsa nel tentativo di arrivare sulla palla prima che uscisse. Mastroianni in anticipo netto su Cenerelli. Palla per il settore di destra, qualche difficoltà a volo nel controllare, preferisce rifugiarsi tra i piedi di Vitale. Chissà, forse un calcio di punizione dal limite potrebbe essere la uh, chiave per scardinare questo pareggio per la Mistral. La sappiamo benissimo che spesso ha tirato fuori il cilindro dal cappello Gennaro Vitale, ma quest'oggi, uh, a parte uh, il calcio di punizione all'inizio della partita e poi uh, un altro da posizione molto defilata, non ci sono mai state occasioni per di esibirsi per il numero 4 della Mistral Città di Gheta. Intanto esce Martino, che si è sfibrato in un lavoro continuo di ricucitura tra attacco, centrocampo e difesa, e lascia il posto al numero 14, Corrado. Cambio che avviene esattamente al 78 ⁇ a 12 soli minuti dalla fine di questa gara che vede Mistral e Suyo in turno. Sul risultato di parità, una partita bella, credo di poter dire più spettacolare nel primo tempo, con le tante occasioni, ma tatticamente bella anche nella ripresa. Palla che spiove, in tanti vanno a saltare. C'è Petrillo a spazzare l'area di rigore in maniera provvidenziale. Mistral, che però adesso rimane con, praticamente con tutti i suoi effettivi, solo, ca solo Castiglio dietro. Palla che spiove, va Albano che prova a far valere il suo peso dal punto di vista fisico, ma è troppo irruento, commette fallo. E poi va a confortare il proprio avversario. Si tratta di Franco Luigi, il capitano del minturno, che si rialza. Per fortuna, senza riportare nessun danno quando ci si scontra con la testa, insomma, c'è sempre un brivido che percorre la nostra schiena. Per fortuna, i calciatori, anche in questo caso, hanno portato a casa il proprio stato di salute, che è la cosa più importante, ricordiamocelo sempre. Mastroianni, palla a spiovere. Arriva sempre il solito Franco Luigi a mettere un pallone alto per Cenerelli che combatte ma deve fermarsi, arrestarsi davanti alla stazza imponente di Mattia Mastroianni che poi può ripartire dando palla a Genaro Vitale. Salgono i due esterni di sinistra, palla per Castiglio Caro, c'è cioè Bruni che si sovrappone, Castiglio che prova la direzione centrale per Albano che però non riesce a dominare e a controllare il pallone. Fortunato. In buca la palla in mezzo a due, Vitale Sventaglia sulla destra per Carnevale, fuori gioco. Non sono in grado di poter dire la mia, non siamo in una posizione tale da poterci sbilanciare, devo, devo uh, assolutamente portare uh, fede rispetto all'operato dell'assistente che ha sbandierato la posizione si tratta dell'assistente 2 il signor simone altobelli di frosinone fortunato palla per bruni un po in ombra nella ripresa ancora un fallaccio da parte del numero 2 petrillo ovviamente piero adesso mi intorno che non baderà più tanto al sottile e che pur di non far andare via verso la porta gli avversari userà anche le maniere forti. Eh sì, ormai Ci sta. Eh, sì, sì, sì. A 10 minuti dalla fine eh, credo che sarà lì tutto lì raccolto. E infatti la Mistra potrebbe creare ancora qualche bella occasione da gol, speriamo bene. Questo... Eh sì, magari dovrebbe cercare di procurarsi i calci piazzati un po' più dalle parti della linea dell'aria perché insomma c'è un cecchino no, da quelle parti sì 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 infatti secondo me sul calcio d'angolo, su calcio di punizione si potrebbe sbloccare questa partita eh, sì probabilmente su palla ferma ci potrebbe essere qualche chance per la Mistral che continua però a indirizzare palloni all'interno dell'aria facendosi forte anche dell'apporto di Erasmo Fortunato che come sempre su questi palloni va a saltare eh, con la sua altezza all'interno dei 16 metri poi c'è la forza fisica di Albano e ci sono anche tutti gli altri dell'attacco che vanno a cercare di creare insidie. Anche Mastroianni potrebbe salire, ma rimane a presidio della propria metà campo. Lo vedete adesso in possesso palla, allarga sul settore di destra. Palla morbida per Volo, vuolo che può girarla all'interno dell'area, si attarda però, perde l'attimo favorevole e poi c'è un rimpallo, è l'ultimo a toccare ma tiene la palla in campo. Stavolta arriva bene la palla centrale, prova Albano, il colpo di testa viene anticipato. Vitale che lì probabilmente ha provato a tirare in porta, colpisce male però il pallone. Un lavoro difficile per Castillo Caro, talonato da due avversari che... Lo induce a rifugiarsi su Cenerelli. Non può andare sul pallone l'uomo che sta rientrando, ma c'è Perillo che non ha problemi. Va a prendersi la palla. Minuti di gioco in questa ripresa: 38-7 al termine tra Mistral e Minturno. 1-1. Risultato siglato nel primo tempo con le reti di Cenerelli al terzo e il pareggio di Bruni al ventisettesimo. Poi tante occasioni per la Mistral, ma nulla di fatto sul nostro taccuino, non c'è la rete. che potrebbe fare la differenza, né a favore della Mistral, né a favore degli ospiti del Suio in turno. Intanto il falo su Bruni, arbitro che non fa entrare i sanitari sul terreno di gioco perché a suo avviso non c'è stato uno scontro così duro. Però mi sembra che stia annotando ancora una volta sul taccuino il nome di qualche calciatore, ma non ho visto Piero, forse mi è sfuggito l'esibizione del cartellino, non mi sembra che l'abbia tirato fuori, però sta scrivendo qualcosa, non ci sono sostituzioni in atto, quindi mi sembra piuttosto strano. Vabbè, vediamo, può darsi che prima prende nota e poi esibirà il cartellino nei confronti di, non credo di Bruni sicuramente. Forse, forse, sì, forse c'è stato qualche provvedimento disciplinare a carico degli uomini in panchina. Sì, il dirigente della Mistral che viene allontanato. Ovviamente non c'è esibizione di cartellino perché non è un atleta che prende parte alla gara, ma su indicazione verbale del signor Sgrodi Albano Laziale si accomoda fuori dal campo. Quindi espulsione anche di dirigente Mistral. Reo di aver forse protestato per l'intervento su Bruni, ritenuto falloso, ma che falloso non era secondo l'arbitro Sgro. Adesso Parisella, lo vedete nelle immagini, invita alla calma la propria panchina, eh, chiaro perché se fosse un tesserato a dover abbandonare la panchina, lì anche se espulsione avvenuta di un calciatore non in campo ci sarebbero delle giornate di squalifica. Ancora un calcio di punizione per gli ospiti Mistral adesso che si è un po' disunita, che non riesce più a tenere alto il pallone nella metà campo avversaria, spesso si trova a doversi difendere 5 minuti dalla fine, si fa sentire la fatica probabilmente anche negli uomini migliori e quindi questo comporta un arretramento del baricentro della squadra Gaetana che si trova a fare i conti adesso con un Minturno che per nulla ha abbandonato le belleità di essere pericoloso in questi minuti finali e ci prova ancora una volta con Mastroianni che sta per battere il pallone dall'estrema destra del fronte d'attacco della squadra blaugrana. Palla che sta per arrivare al centro dell'area è indirizzata bene, forse un po' troppo sul portiere, troppo alta soprattutto non riesce a impensire Cenerelli che la fa sua con grande sicurezza. Mastroianni, Carnevale, tocca il pallone dietro e come sempre viene affidata a Genaro Vitale di sventagliare su Albano, pallone con il contagiri, Albano la lascia scorrere, poi va all'uno contro uno con l'avversario, riesce a girarsi e a mettere dentro, ma c'è la difesa, è chiaro se Albano sta lì, al centro probabilmente non c'è nessuno in grado di essere pericoloso, soprattutto nel gioco aereo. Palla fermata da Fortunato sulla linea di metà campo. Non c'è fallo, Fortunato riesce a portare via il pallone agli avversari. Era restato a terra Cenerelli che per fortuna si rialza. Palla per carnevale. Ancora un pallone fuori misura. Eh, non, è così, non è così che la Mistral può trovare la chiave di lettura di questa parte finale della gara. Lanciando questi palloni che lasciano un po' il tempo che trova, una squadra splendida, soprattutto lontana dalle muramighe, che poi in casa trova grandissime difficoltà quando deve far gioco, o meglio, quando deve finalizzare il gioco prodotto che oggi c'è stato sicuramente perché sono tante le occasioni da gol che si contano sul nostro taccuino, soprattutto nel primo tempo, secondo tempo un po', anzi direi molto più avaro dal punto di vista. Delle chance, nessuna per il minturno, qualche tentativo ma neanche tanto redditizio per gli uomini di Parisella. Forse mi sento di dire che soltanto il colpo di testa di Albano al ventiduesimo della ripresa avrebbe meritato migliore sorte, ma per il resto un secondo tempo equilibrato nonostante la superiorità numerica quasi. Per tutti i 45 minuti da parte della squadra gaetana. Che adesso ci può riprovare, Marciano ha a disposizione un po' di spazio. Prova l'imbeccata sulla testa, c'è un fallo di mani. E Piero persenda. La posizione è quella di Sabaudia. Da dove Vitale ha disegnato un pallone all'incrocio dei pali. Però, insomma, non è sempre Natale Pasqua o festa, è difficile da lì. Addirittura forse più lontana più decentrata pure. Quindi può darsi che Gennaro. Cari da, da, dal cilindro, una bellissima munizione, dai, speriamo tutti. E va, anche se è un po' sulle gambe, Gennaro, la grande fatica di 90 minuti giocati da par suo, andando a ricucire gioco, andando a disegnare traiettorie di 50 metri, è chiaro che insomma, si sente tutta, ma la mistra le chiede ancora una volta ai piedi e alla sapienza tecnica del suo grande regista. Una prodezza dai 28 metri, 25 forse, siamo lì comunque. Vitale sul pallone, la barriera altissima del suio minturno, prova Vitale, E la palla indirizzata verso l'incrocio dei pali presidiato da Perillo. Tutti ci aspettavamo la battuta sul primo palo, Vitale va a cercare invece di collocare chirurgicamente all'incrocio dei pali opposto. Sfiora la porta, al quarantaquattresimo. Intanto il fallo che ancora una volta consegna palla alla. Minturno ci saranno 4 minuti di recupero che stanno per essere comandati dall'arbitro. Che decorrono proprio da questo istante. Siamo al novantesimo della partita con il suio Minturno in avanti. Mastroianni pulisce l'area di rigore. Albano va a metterci il fisico e riesce ad anticipare Franco Luigi. Poi però. In seconda battuta al minturno la mette lunghissima, a ridosso quasi della tre quarti di campo. Si riparte. Mastroianni. Giochicchiano quelli della Mistral. Prima di lanciare lungo il pallone per Albano. Albano che prova a fare sponda. C'è Bruni. che ha toccato per ultimo? Ha toccato Albano, arbitro che non concede il calcio d'angolo e Albano che va quasi a chiedere al proprio avversario, vabbè dai diglielo che l'hai presa tu per ultimo, ma ovviamente Petrillo. Petrillo non se lo fa dire due volte e ovviamente si dirige verso la metà campo per andarsela a giocare. Intanto al 91 mister Gennaro Pernice chiama Veglia dalla panchina. E lo manda in campo per disputare i tre restanti minuti di recupero. Al posto, mi sembra, del numero 10, Martino. Anzi no, esce il numero 19, Verreggia, che era stato eh, lui ad entrare in campo al minuto 65. Strano questo doppio cambio. È andato a sostituire probabilmente con un difensore adesso. Il centrocampista che aveva preso il posto di Signore al 65esimo, quindi per Verrengia subentrato al 65esimo soltanto 27 minuti in campo. Ancora il calcio di punizione per il Minturno, adesso è chiaro, è evidente che nel recupero tenderanno anche un po' a perdere tempo, ma insomma eh, possiamo dire che la Mistral l'avrebbe dovuta vincere in un altro modo la partita, non sperando adesso all'ultimo minuto di portarla a casa un secondo tempo un po' deficitario rispetto a un primo tempo in cui invece avrebbe meritato ampiamente il vantaggio. Eh sì, Rasmus, sono due occasioni da gol con Bruni e Albano, un po' troppo poco per portare a casa questi tre punti. Mancano ancora tre minuti, vediamo come va a finire. Punticino che d'altra parte il minturno in considerazione della inferiorità numerica non sta assolutamente rubando perché è chiaro e evidente che in grande emergenza la squadra di mister Pernice si è difesa bene, con ordine e senza neanche soffrire troppo. Attenzione però perché mancano ancora 90 secondi al termine della gara, un minuto e mezzo sui nostri cronometri, palla che spiove, ancora bravo a mettere palla fuori da Alessandro e qui bisogna mettere palla a terra e cercare di ragionare magari. Chiamare anche un po' l'avversario alle proprie spalle, che potrebbe eh, eh, in eccesso di adrenalina commettere un fallo decisivo. Marciano invece prova la prodezza personale, andando a coordinarsi per una rovesciata che, insomma, lascia un po' il tempo che trova, 50 secondi alla fine. Vitale. Marciano anticipato adesso Minturno che può gestire forse l'ultimo pallone della gara, lo fa bene con palla indirizzata verso Ionta che è tornato nel settore avanzato. Ionta che termina a terra, arbitro dice che non c'è fallo. Mastroiani non si fida però del Peperino in maglia numero 11, serve a Cenerelli, poi perde palla ancora la Mistral e guardate un po' completamente senza pressione, a 30 secondi dalla fine, Leonardo combina un pasticcio, dando la chance alla Mistral di poter gettare ancora la palla, forse all'interno dell'area di rigore, mancano 10 secondi alla fine, Mistral che deve fare in fretta per cercare di creare un'altra occasione che sarebbe sicuramente l'ultima, ci prova, ma non c'è nulla da fare, la difesa mette fuori e termina così con questo pareggio per 1-1. Eh, insomma è il terzo pareggio, i numeri non mentiscono mai, Piero Persenda, la Mistral ha qualche problema tra le mura amiche, sono già sei punti persi a fronte invece dei tre successi esterni, c'è cioè qualcosa che probabilmente non va eh Sì come dicevi tu fuori casa gioca meglio nel senso che aspetta l'avversario e con giocatori che ha fa la differenza in casa che dovrebbe un po' più fare il gioco e un po' più penalizzare Ricordiamo le assenze, però oggi, comunque, in quei dieci minuti del primo tempo ha creato otto palle gol nette. Quindi... Ho capito, però, eh, Mistral, che ha avuto la possibilità di giocarsela anche in superiorità numerica e che quindi aveva la possibilità di incidere dal punto di vista del risultato, non l'ha fatto. Un secondo tempo un pochettino da decifrare. Un grande primo tempo con le squadre in 11 contro 11. Una Mistral che probabilmente avrebbe meritato di andare a riposo anche con il doppio vantaggio. Così non è stato. Nella ripresa il minturno è mister Gennaro Pernice che ha dimostrato ancora una volta di essere un vecchio volpone della panchina. Che è riuscito a tenere la squadra compatta, organizzata, ordinata e ha provato, secondo me, anche a vincerla. Magari poi la nostra troupe chiederà negli spogliatoi se la mia impressione è stata giusta. Erasmo Lombardi di Perna alla telecronaca, Piero Persenda al commento tecnico, il nostro Giuseppe Capuano alla regia, al coordinamento e il nostro alle riprese. Nicola dell'anno. Ci ringraziamo, ringraziamo tutti per aver seguito la nostra telecronaca. Arrivederci e risentirci con l'eccellenza e la promozione Laziale sempre qui su RTG Telegolfo. Allora Mr. Parisella, una partita che il primo tempo mi sembrava che si potesse chiudere anche se chiaramente la fa fase iniziale c'è stato qualche dubbio su un'azione eh, del, del studio, però nel complesso eh, 45 minuti spettacolari che si poteva portare a casa una vittoria e poi il secondo tempo un pochino meno. Sì, abbiamo fatto un grande primo tempo, la solita partita che andiamo in svantaggio per le nostre disattenzioni, purtroppo è una costante che ci sta. Eh, la stiamo portando avanti dalla prima partita, e questo per una squadra che vuole fare grosse cose non deve esistere, non possiamo partire svantaggiati ogni volta che giochiamo in casa. Poi abbiamo messo a posto la partita, l'abbiamo fatta, abbiamo avuto 4-5 occasioni importanti e non siamo riusciti a farlo. Secondo tempo. L'espulsione a noi invece di, di, di metterci in una condizione migliore ci ha messo in una condizione di, di nervosismo, c'è cioè una squadra nervosa, una squadra che voleva a tutti i costi, ognuno voleva fare l'azione la, 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 personale, ognuno voleva, voleva fare quello che, quello che non abbiamo giocato più da squadra, questo è un mio rammarico e quindi... Tutto questo nervosismo della mia squadra nel secondo tempo non stava scritto da nessuna parte che era una partita che potevamo portare in porto tranquillamente, noi non siamo stati bravi a gestirla e purtroppo oggi per nostre disattenzioni, per i nostri errori, per nostra negligenza... Stiamo a raccontare un altro pareggio casalingo. Una cosa che si può dire: il primo tempo con un gennaro vitale sicuramente sopra gli, sopra gli altri per eh, tocco, palla, eh, lanci e cose di tutte, varie azioni da gol, sono state tutte parti dai suoi piedi. Sì, è un'arma in più che noi dobbiamo, dobbiamo sfruttare al 100%. Purtroppo non, nel secondo tempo non ci siamo riusciti, in qualche situazione dovevamo gestire il pallone in maniera diversa. però purtroppo, ecco, questa è una pecca nostra che. Il momento in cui loro sono rimasti in 10 doveva essere una nostra forza, invece ci si è ritorta contro. La pecca sarebbe chiaramente la mancanza di un attaccante come quello che abbiamo in panchina. La pecca è di non girare il pallone sugli esterni come si deve perché il primo tempo l'abbiamo fatto benissimo, non c'era nessun presupposto nel secondo tempo di, di cambiare atteggiamento. però ci siamo innervositi, ci si è nebbiata la vista e molte cose non le abbiamo fatte con le dovute attenzioni. C'è provato poi con Albano e niente da fare, le parla al centro, lui a volte voleva provare lui a mandarla al centro, chiaramente se non c'è nessuno in area che possa mettere dentro appunto, eh, eh, è come se non avessi fatto niente. No, Albano è un ragazzo che dobbiamo recuperare, viene da, da un infortunio e quindi è giusto che oggi abbia questi spazi per poter rendersi utili perché a lungo andare noi dobbiamo giocare con l'attaccante eh, lì, lì davanti e oggi ci stiamo adoperando in altre situazioni. quindi... C'è il rammarico solo, in quella, dal momento in cui sono rimasti loro in 10, ci si è ridotto conto questa situazione invece di essere un, un elemento positivo... Eh, ci siamo innervositi e non siamo stati più in grado di gestire la partita con la, con la tranquillità e la determinazione che ci ha contraddistinto il primo tempo. Sul su, turno, grande partita, secondo tempo, bravissimo, un bravissimo portiere 2000, quindi eh, sicuramente le prospettive per questa squadra sono interessanti. Comunque. Sì, squadra che viene come tutte quelle che vengono qui a Gaeta, si vengono a difendere, giocano 10 persone dietro la linea della palla, aspettano il nostro errore per poter poi fare, fare l'azione importante. Oggi siamo stati bravi invece a fargli uscire, avere queste, queste situazioni sugli esterni, primo tempo abbiamo avuto queste occasioni, non le abbiamo fatte, poi è giusto che poi nel secondo tempo, per nostre, come detto prima, non siamo stati lucidi nel gestire una partita in, in superità numerica. Prossimo turno, mi sembra molto senz'altro Campano, che oggi a quanto pare ha perso a forma, quindi ancora più arrabbiate, entrambe le eh, squadre arrabbiate. Sì. Andiamo a fare la nostra partita come, come tutte quante, a prescindere dal, dal risultato che loro fanno prima di noi. Noi sappiamo che tutte le partite sono difficili, la dimostrazione è anche oggi, dove troviamo squadre agguerrite squadre che vengono a vendere caro la pelle contro di noi. Martedì, quindi, allora ehm, richiamo generale per la squadra? Sì, ma noi mercoledì abbiamo la Coppa Italia, quindi, non è che poi abbiamo tutto, tutto questo richiamo. Ci dobbiamo andare a, a prendere la qualificazione che abbiamo costruito nella, nella partita d'andata. Quindi,. Andare mercoledì, andare a, eh, prima a fare la partita a Borgo di Coppa Italia e poi pensare a domenica. Gennaro Vernice, gara perfetta il secondo tempo, forse meno il primo tempo, chiaramente c'è anche l'avversario in secondo. Sì, eh, diciamo che la partita andrebbe analizzata sui primi dieci minuti dove noi siamo stati bravi a prendere subito il gioco. Su una palla inattiva abbiamo subito creato il gol. Avremmo meritato forse un calcio di rigore, però accettiamo tranquillamente il verdetto dell'arbitro, anche perché ultimamente dobbiamo, dobbiamo calarci in questa mentalità che il campo ci deve sempre dare il verdetto. Detto questo, poi è chiaro che c'è stata l'orta eh, della missa con giocatori importanti, ci hanno prestato hanno cominciato a fare. Mi dispiace un pochino perché abbiamo lavorato molto sulla, sulla, sulle giocate, de, come dicevo prima, con i piedi educati di Genaro Vitale. Per cui dovevamo stare un po' più attenti con gli esterni, infatti lì abbiamo perso poi l'uomo e eh, cioè, ci siamo ulteriori complicati la vita. Però far, devo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno veramente eh, sofferto e saputo soffrire con, con intelligenza, ma soprattutto a livello tattico. abbiamo fatto in modo che loro facessero poi questo palleggio dietro e verticalizzavano le spalle con palloni lunghi che a volte è ovvio che qualcosa, però era l'unica cosa da fare, un 4-4-1 con, con Cenerelli molto generoso, i due di centrocampo che stavano in mezzo. Ciao Alessandro! e quindi siamo stati bravini. Come hai visto questa mista Città di Chiede? Mi sembra che comunque come già detto primo tempo ottima gara, al secondo tempo dopo l'esplosione del vostro giocatore mi sembra che comunque ha fatto poco, diciamo così, poteva fare molto di più ma ha fatto poco. Sì, diciamo che loro um, hanno diverse eh, situazioni di infortuni per cui, ciao, e per cui dobbiamo, eh, dobbiamo dare merito eh, al mister che comunque... Eh. Al di là dei, dei, dei nomi che c'è a disposizione perché a volte sì, come la metti in metti la formazione la, 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 la indovini, no? ma non è così perché poi lavori per tutta la settimana, inizio stagione con una, con una certa idea, eh, co cosa al contrario che eh, anche noi abbiamo fatto un pensiero, però da oggi non siamo stati mai capaci di schierare l'intera formazione e quindi loro che dire, sicuramente la faranno da padrone in questo campionato. Certo devono essere bravi, eh, non aspetta a me a ricordarglielo Alessandro però. Le fasi diciamo, di, di sofferenza devono creare qualcosa in più sugli uomini importanti, quindi magari andare a fare un 1 contro uno con la palla un po' più corta anziché i palloni lunghi. però questo trova il tempo che trova, eh, per carità. Magari. Eh, potrebbe anche essere che chiaramente, secondo tempo, è stato Bravo il suo. Io mi intorno a bloccare sul nascere la reazione della missa e quindi sono comunque avuto, avuto, non comunque avuto quella difficoltà di costruire il gioco rispetto al primo tempo che l'hanno fatto bene. Sì, sì, ripeto, noi eh, sapevamo. Mh, benissimo del palleggio loro sulla linea bassa per cui dovevamo essere un po' più attenti a non far, a fare le verticalizzazioni a generosità che quando, quando, quando la metteva pulita è ovvio che, che ci ha creato sempre problemi, però qualche merito ce l'abbiamo anche noi perché nonostante che siamo stati penalizzati giustamente con un fallo di ritardo dall'esterno che eh, ci ha ci è rimasto in dieci, siamo stati bravi a ricombattarci, a, ri, a rimettere a posto le linee, eh, indovinare sicuramente eh, non dare gli spazi in mezzo alle perché a un certo punto mi preoccupava, sì, ovviamente gli esterni, però portare la palla all'esterno e poi entrare dentro poi eh, diventa sempre più difficile. La preoccupazione maggiore era proprio l'inserimento di palla centrale. Siamo stati bravi. La sfida fra i Cenerelli e fino in pari Cenerelli e Mastroianni, <ride> doppi fratelli, bravi tutti e due, Vabbè, sono ragazzi che io conosco da tanto. Pure i Mastroianni, bella partita sostanzialmente, anche corretta, nei limiti dei, dei falli da gioco. Quindi va bene così. È un gioco fra, fra maschietti, quindi bisogna anche fare qualche fata. No? Sì, a volte mh, qualcuno si dimentica che il, calcio, che il calcio è fatto di contatti, quindi è fatto di chiacchiere, di spintarelle, poi deve rimanere in mezzo al campo tutto quanto. Quindi, eh, e dobbiamo crescere anche su, queste, su questi aspetti qua, soprattutto io che ho una squadra abbastanza giovane, loro devono maturare in fretta su questa questione. Domenica in casa al Caraccio Carafa sicuramente un altro match importante. no? Guarda, noi facciamo partita e partita, ma, 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 non, ma non per dirlo, per, per, tanto per dirlo. Effettivamente ci dobbiamo concentrare la partita a partita e cercare di, di fare punticini per, per quello che è il nostro obiettivo, la salvezza, e far crescere il più possibile un gruppo giovane. Ripeto, c'è solo un rammarico, quello di non poter schierare mai almeno i primi 11. Al contrario, posso dire che gli esperimenti, per forza di cose, li abbiamo fatti subito. Quindi i 2001 hanno giocato, i 2000 in porta hanno giocato, vabbè, quelle sono state scelte in inizio di stagione, quindi abbiamo subito tastato effettivamente qual è il nostro materiale. Quindi sono contento che i ragazzi eh, danno l'anima e hanno capito qual è il mio spirito, quello di affrontare le partite, quello da guerrieri. Ultima domanda, come sta rispondendo la città di Minturnar al rientro di una squadra caraccio Ma Sicuramente bene, eh, io parlo pure da Minturnese, è chiaro che... Dopo tanti anni che è sparito il calcio, ritornare con una squadra che si possa chiamare sua è, è solo un bene per la cittadinanza e per tutti quanti. Noi abbiamo anche questo obbligo, quello di, di cercare di, di, di creare l'entusiasmo su una piazza importantissima perché il calcio da noi non può assolutamente sparire.